Ne abbiamo visto nelle lezioni precedenti un veloce ripasso di goniometria, cioè la definizione delle funzioni goniometriche, l'angolo in radiante in gradi e le proprietà fondamentali delle funzioni goniometriche, che sono la prima e la seconda relazione fondamentale, derivanti una dal teorema di Pitagora, applicate ai triangoli e ai rettangoli, e l'altra dalla relazione tra la tangente e le definizioni di seno e di coseno. Oggi vediamo come estendere la definizione di funzioni goniometriche per poterle calcolare per un angolo qualsiasi, non necessariamente un angolo interno di un triangolo rettangolo. Vi ricordo che la definizione da cui eravamo partiti, lo riassumo molto brevemente, era questa. Prendiamo un triangolo rettangolo con, in questo caso, lati A, vertice A, B e C, l'angolo in A sia l'angolo alfa, ok? Abbiamo definito come seno dell'angolo alfa il rapporto tra il cateto opposto all'angolo, quindi BC, fratto l'ipotenusa AC, e il coseno dell'angolo alfa come il rapporto tra il cateto adiacente all'angolo, AB, fratto l'ipotenusa AC, e infine la tangente dell'angolo alfa come il rapporto tra cateto opposto, BC, e cateto adiacente, AB. Ok? Questa definizione, come ho appena detto, soffre della limitazione di essere applicabile solo agli angoli interni di un triangolo rettangolo, quindi per angoli che vanno da 0 a 90 gradi, perché nessun triangolo rettangolo avrà mai un angolo interno più di 90 dell'angolo retto, dato che la somma dei tre angoli deve essere di 90 gradi e uno dei due è di 90 comunque. Ok? Allora, per estendere questa definizione in modo tale che le proprietà viste per queste funzioni rimangano invariate, si usa la seguente procedura. Immaginate di costruire, fatemi ripetere qui il nostro triangolo, che abbiamo il nostro punto A, questo è B e questo è C. Immaginate di associare al nostro triangolo un sistema di assi cartesiani ortogonali. Fatemelo disegnare per esempio in rosso, ecco, con l'origine in A. Ok? Qui c'è la nostra x e qui c'è la nostra y. E immaginate una circonferenza che abbia centro in A e passi per C. Vediamo se riesco a disegnarla in verde. Ok, più o meno ci siamo. Immaginiamo di considerare le coordinate del punto C, x e y. Ok? In questo modo, se C ha posizione xy nel piano cartesiano, chiamiamo con alfa l'angolo che il segmento AC fa con l'asse delle x. Quindi CAX è il nostro angolo alfa. E lo prendiamo per convenzione, prendiamo come verso positivo quello antiorario. Cioè, man mano che C si sposta in verso antiorario della nostra circonferenza, l'angolo alfa cresce, come è facile intuire dalla figura. È tutto chiaro? Perfetto. Adesso osserviamo la seguente cosa. Se vedete i segmenti, i tre lati del nostro triangolo rettangolo, AC è il raggio della circonferenza. Che nel triangolo di prima era l'ipotenusa, ok? Nel triangolo che abbiamo usato prima, questo qui. Il cateto orizzontale AB è lungo come la scissa di C. Ok? Questo segmento è lungo x, perché x è la scissa di C.
Ci sono domande? Il segmento verticale, il cateto verticale invece, cioè CB, è l'ordinata di C, quindi la nostra Y. Ok? Quindi, ricordando le definizioni viste prima, allora possiamo dire che se prendiamo un punto C sulla nostra circonferenza, individuato dall'angolo alfa, che il raggio AC forma con l'asse delle X, allora possiamo immediatamente ricopiare letteralmente le definizioni viste prima in relazione al triangolo rettangolo. Quindi posso definire come il seno dell'angolo alfa, ricordate prima abbiamo definito come cateto opposto BC su AC, quindi BC su AC, ma al posto di BC posso mettere Y, al posto di BC metto l'ordinata Y del punto C, al posto di AC posso mettere la lunghezza R del raggio. Quindi la definizione di seno dell'angolo alfa posso prenderla come il rapporto tra l'ordinata del punto C sulla circonferenza, la Y, diviso la distanza di C dal centro. Analogamente, il coseno dell'angolo alfa posso prenderlo come cateto adiacente, prima era AB, diviso AC, ma il cateto adiacente è lungo X, diviso AC che è R. E infine la tangente dell'angolo alfa posso prenderla come il rapporto tra l'ordinata e, anzi, ne facciamo il passo come prima, cioè cateto opposto BC su cateto adiacente AB, quindi Y fratto X. Quindi adesso queste nuove relazioni, il seno dell'angolo alfa come Y fratto R, il coseno dell'angolo alfa come X su R e la tangente come Y su X, posso prendere come nuove definizioni del seno, coseno e tangente di un angolo alfa che può essere tra l'altro un angolo qualsiasi perché nulla vieta che ci superi i 90 gradi. Se ci si trova nel secondo, nel terzo, nel quarto quadrante, numeriamoli, qui ho il primo, il secondo, il terzo e il quarto quadrante, questo è un calcolo che posso sempre fare, non ho più la limitazione del fatto che alfa deve essere un angolo più piccolo dell'angolo retto. Ok, perché qualunque angolo io prenda come angolo formato dal raggio AC rispetto all'asse delle X, quindi lo prendo in senso positivo dall'asse delle X in senso antiorario, posso sempre individuare le coordinate di C, la distanza di C dal centro e quindi calcolarmi seno, coseno e tangente di un angolo qualsiasi. Attenzione, al posto di R posso sempre scrivere teorema di Pitagora x alla seconda più y alla seconda, che è la distanza di C dal centro. Ok? Quindi questa nuova definizione, automaticamente, per come l'ho introdotta, mi garantisce che continua a valere la prima relazione fondamentale. Perché se il coseno di alfa è x su r, il seno di alfa y su r, allora il seno alla seconda dell'angolo alfa più il coseno alla seconda dell'angolo alfa, dello stesso angolo, mi dà y alla seconda su r quadro per il seno alfa più x alla seconda su r quadro per il coseno alfa, queste posso sommarle. E dato che R quadro è proprio x alla seconda su y alla seconda, questa espressione non può che darmi 1. Quindi rimane valida la prima relazione fondamentale per angoli anche diversi dagli angoli del primo quadrante. Per la stessa ragione, cioè proprio per come ho definito le funzioni goniometriche,
Continua a valere anche la seconda, la tangente di alfa, essendo y fratto x, cioè y fratto r fratto x fratto r, continua a essere il rapporto tra il seno dell'angolo e il coseno dell'angolo. Quindi anche la seconda relazione fondamentale continua a essere valida come la prima. Questo è quello che si intende per estensione della definizione delle funzioni goniometriche per angoli qualsiasi. Ok? È chiaro l'idea, il concetto? Dal punto di vista tecnico, pratico, applicativo, come posso utilizzare questa proprietà? Beh, vediamo un esempio. Ok? Consideriamo un punto nel secondo quadrante, un punto chiamiamolo, beh, prima l'abbiamo chiamato C, continuiamo a chiamarlo C, e prendiamo questo punto C, diamo coordinate semplici, diciamo che ne so, nel secondo quadrante, quindi la x è negativa, la y è positiva, quindi meno 1, ne so, 2, ok? Quindi lo disegno. Quindi qui ho meno 1, qui c'è il punto 2, il punto C si trova in questa posizione, congiungo C con il centro, che fatemelo chiamare O invece che A. Adesso l'angolo X è tutto questo, che è un angolo maggiore di 90 gradi, perché il punto C si trova nel secondo quadrante. Di alfa è maggiore di pi greco mezzi, o 90 gradi, che dir si voglia. E riesco comunque a calcolare seno, coseno e tangente dell'angolo alfa. Calcoliamo prima la distanza dal centro, quindi R che è il segmento CO, sarà l'ascissa di C alla seconda più l'ordinata di C alla seconda, cioè meno 1 al quadrato più 2 al quadrato radice di 5, che è un numero irrazionale, quello che è, non c'è problema. Okay. Quindi il nostro angolo alfa, in questo caso maggiore di 90 gradi, ha un coseno che vale l'ascissa del punto C diviso la distanza di C dal centro, ma l'ascissa di C è meno 1, R radice di 5. Quindi in questo caso ho, attenzione, un coseno negativo. Ok? Questa è una prima novità. Finché sono nel primo quadrante, sia il seno che il coseno, che a maggior ragione la tangente, sono sempre positivi. Se cambio quadrante, già nel secondo quadrante, essendo il coseno definito come l'ascissa del punto in questione diviso la distanza dal centro, l'ascissa nel secondo quadrante è negativa. In questa zona le x sono negative. Quindi il coseno del nostro angolo alfa, nell'esempio citato prima, ha un valore negativo. Volendo razionalizzare, avrò meno radice di 5 quinti, che è minore di 0. Sono nel secondo quadrante. Diversamente, il seno dell'angolo alfa sarà l'ordinata di C diviso la sua distanza dal centro, cioè, cos'era, mi pare, 2 diviso radice di 5, anche questo che è positivo invece, perché nel secondo quadrante le ordinate dei punti sono positive. Lo razionalizziamo e viene 2 radice di 5 quinti. Domande? Infine possiamo calcolare la tangente, che è il seno fratto il coseno, quindi y di c fratto la x di c. In questo caso avremo una tangente negativa. Attenzione, perché la y è positiva, era, fatemi ricordare, 2, la y e la x è negativa, quindi 2 fratto meno 1 vale meno 2. Ok? Dopo, è chiaro che questo non è un angolo notevole, d'accordo? Misurerà quello che misurerà. Okay? Però in questo modo posso, se costruisco
in modo opportuno le coordinate del punto dove era, eccolo qua, e rispettino l'angolo che cerco, posso facilmente trovare una tecnica per misurare o calcolare, ancora meglio, seno, cosino e tangente di angoli a priori qualsiasi. Ok? È tutto chiaro? È chiaro che per come sono definite le coordinate dei punti nel primo, secondo, terzo e quarto quadrante, se ho punti nel primo quadrante, cioè se ho angoli che individono punti nel primo quadrante, seno, cosino e tangente saranno entrambi positivi, mentre nel secondo quadrante avrò la scissa negativa, quindi il coseno negativo, il seno positivo, la tangente negativa. Nel quarto quadrante ho negativi sia il seno che il coseno, ma la tangente è positiva, meno diviso meno fa più. Nel quarto quadrante avrò il coseno positivo, il seno negativo, la tangente negativa. Ok? Domande? Attenzione a una ulteriore semplificazione. Torniamo a considerare l'esempio di prima, quello dove, ecco, la circonferenza di prima, quella che abbiamo sfruttato per definire seno, coseno e tangente per angoli qualsiasi. In linea di principio possiamo prendere il punto C dovunque, dove ci pare, e utilizzare queste definizioni come definizioni standard di seno, coseno e tangente dell'angolo alfa. Però c'è una scelta che è più semplice delle altre, quella per la quale la distanza R del punto C dal centro è unitaria. Prendo una circonferenza con raggio uguale a 1, cioè prendo una circonferenza con unitaria, o detta anche circonferenza goniometrica, quindi riscrivo il mio sistema di assi cartesiani, facciamo la circonferenza centrata nello zero, ma stavolta la prendo di raggio 1, quindi qui ho 1, qui ho meno 1, 1 e di nuovo meno 1. Adesso prendo il punto P sulla circonferenza, chiamiamolo P perché è un punto generico, le sue coordinate x, y, mi danno una posizione, l'angolo alfa è XOP, questo è X, questo è Y. Se ricordate le definizioni di prima, adesso al posto di R, al denominatore, posso mettere 1. Dov'era? Eccoli qua. Quindi se il raggio è unitario, se R vale 1, allora il coseno di angolo alfa, che era x su r, diventa x, cioè x fratto 1, quindi x, il seno, scusate, cosa ho appena fatto, il seno di alfa, che era definito come y su r, diventa solo y, mentre la tangente rimane quella che era prima. Quindi se il raggio è unitario, le coordinate di P sono direttamente il seno e il coseno dell'angolo. Quindi ripeto, se il raggio è 1, anzi fatemi copiare il disegno di prima senza che doverlo fare da zero. Ok, lo ricopio qua sotto. Adesso P al posto della x e della y ho. Al posto della x posso mettere il coseno di alfa. Al posto della y ho il seno di alfa. Quindi ho seno e coseno che sono direttamente le coordinate del punto P a patto che il raggio sia 1. Questo è il vantaggio di usare la circonferenza goniometrica. Ok? È tutto chiaro? Bene,
Il procedimento utilizzato per definire sene e coseno mi permette di dire, beh, se l'angolo che il raggio OP forma con l'asse dell'X lo chiamo alfa, allora la scissa di P, quindi questa grandezza, immaginate di proiettare P sull'asse dell'X, questa è la X del punto P, è il coseno dell'angolo. Mentre proiettiamo P sull'asse delle Y, fatemi disegnare in verde, la coordinata Y, che è questa, Y di P, è direttamente il seno dell'angolo. La scissa è il coseno, l'ordinata è il seno. In qualunque punto del cerchio disegni P. Ok? Quindi posso immediatamente visualizzare dei segmenti che rappresentano seno e coseno dell'angolo che il raggio OP forma con l'asse dell'X. Ne ho una visualizzazione grafica immediata. Ok? Un pochettino meno evidente è la tangente, ma adesso ci occupiamo anche di quella. È tutto chiaro fin qui? Posso visualizzare anche la tangente utilizzando questa tecnica, cioè il cerchio goniometrico? La risposta è sì. Fatemelo ridisegnare. Cerchio goniometrico, qui ho l'ordine scissa 1, qui ho meno 1, 1 e meno 1 di nuovo. Immaginiamo di prendere un qualsiasi angolo alfa che è formato con l'O, quindi prendo una semiretta che esce da O, che individua il punto P sulla circonferenza e questo angolo è alfa. Okay? La scissa e l'ordinata di P sono il seno e il coseno. Immaginate adesso di prendere la retta tangente alla circonferenza nel punto di coordinate 1, 0, cioè di prendere, fatemi disegnare in rosso questa retta. Ok? Ed individuare, chiamiamolo con, questo è il punto O, l'origine, questo chiamiamolo, allora, D, e questo Q. Quindi si forma il triangolo rettangolo O, D, Q, è rettangolo in D. Ok? O, D è un raggio, quindi misura 1. D'accordo? La tangente dell'angolo in alfa, dell'angolo in O, essendo il triangolo rettangolo, posso prenderlo come cateto opposto QD diviso cateto adiacente che è OD. Ma OD è il raggio che quindi vale 1. Questo OD è unitario. Per cui, se lavoro quindi col cerchio goniometrico, da questo deduco che la tangente dell'angolo alfa, quindi dell'angolo che OP oppure OQ forma con l'asse dell'X, misura proprio quanto il segmento QD, o meglio ancora l'ordinata del punto Q. Quindi se ho un angolo sopra l'asse delle x avrò un'ordinata positiva, sotto avrò un'ordinata negativa. E quindi questo segmento, fatemi indicare con il verde, la tangente è proprio la lunghezza di questo segmento. Che posso individuare prolungando il raggio OP fino ad incontrare la tangente alla circonferenza nel punto di ascissa 1. È chiaro che se Q sta sopra l'asse delle x, la tangente sarà positiva, sotto sarà negativa, perché l'ordinata di Q qui è positiva, qui sotto è negativa. Qui è chiaro? Benissimo.
Ancora una cosa, sì, dovremmo farcela, sì. Ancora una considerazione importante. Vi ricordate quando in geometria analitica abbiamo parlato del coefficiente angolare della rete? Immaginate di avere la retta y uguale a mx, una retta che passa per l'origine, quindi qui q uguale 0, quindi passa per l'origine O, quindi ho una retta fatta in questo modo, y qui sta l'origine O, la retta fatemela disegnare in verde. È fatta così. Ok? Allora, se prendiamo un punto sulla retta, coordinate x, y, proiettiamo P sull'asse delle x, abbiamo questa è l'ascissa di P, questa è l'ordinata di P. Dall'equazione della retta ho che m posso scriverlo come il rapporto tra y fratto x. Se y è m volte q, m è y fratto x. Se la retta passa per l'origine. Ma abbiamo appena visto che questa grandezza non è altro che la tangente dell'angolo alfa, che la retta forma con l'asse della x. Quindi questo vale in generale. Se ho una retta R nel piano cartesiano, equazione y uguale a mx più q, se questa forma un angolo alfa con l'asse della x, in generale la tangente goniometrica dell'angolo alfa è uguale al coefficiente angolare della retta. Questo ci permette un'interpretazione goniometrica di quello che chiamavamo coefficiente angolare. Nel caso che la retta non passi per l'origine, in quel caso prendiamo a riferimento l'interazione con l'asse delle x, un punto P qualsiasi sulla retta, quindi qui abbiamo questo punto, chiamiamolo, che ne so, Q e P, qui ho la differenza delle ascisse di P e di Q, qui ho la differenza delle ordinate di P e di Q, e M diventa la differenza delle ascisse diviso la differenza delle ordinate, che era la definizione di coefficiente angolare per una retta qualsiasi. Questa continua ad essere uguale alla tangente dell'angolo alfa che la retta forma con l'asse orizzontale, la tangente goniometrica. Ok? Ecco un'altra ragione per la quale se l'angolo è più grande di 90 gradi, il coefficiente angolare è negativo, perché gli angoli più grandi di 90 gradi hanno tangente negativa, come abbiamo appena visto. Ci sono domande? Detto questo, ci rimane da vedere che cosa, questo però lo vedremo la prossima volta, la seguente questione. Ok, abbiamo visto come si comportano, come possiamo calcolare in alcuni casi notevoli, seno, coseno e tangente di angoli nel primo quadrante, cioè tra 0 e pi greco mezzi. Esiste la possibilità di farlo anche per angoli nel secondo, terzo e quarto quadrante? Cioè posso trovare un riscontro o una tecnica che mi dica come riferire angoli dal secondo quadrante al primo, dal terzo al primo o dal quarto al primo? La risposta ovviamente è sì. Questi angoli si chiamano angoli associati. Cioè ci sono, detto che più terra a terra non si può, angoli notevoli anche nel secondo, nel terzo, nel quarto quadrante, tutti in qualche modo imparentati, cioè in relazione con gli angoli notevoli che abbiamo visto.
quindi il famoso 30 gradi, 45 e 60. Ok? Questa tecnica, riferire gli angoli nei vari quadranti al primo, va sotto il nome di angoli associati, però la vedremo la prossima lezione. D'accordo? Per oggi io mi fermerei qui. Ci sono domande? Quindi, riassumendo, abbiamo definito gli angoli, le funzioni goniometriche usando il triangolo rettangolo. Possiamo estendere questo ad angoli qualsiasi. La cosa cruciale è che anche usando questa estensione rimangono valide la prima e la seconda relazione fondamentale della goniometria. E abbiamo visto un modo, tra virgolette, semplice per visualizzare graficamente i valori di coseno dell'angolo come ascissa del punto sulla circonferenza unitaria, seno dell'angolo l'ordinata del punto sulla circonferenza unitaria, tangente dell'angolo l'ordinata di un punto che ottengo prolungando il raggio fino a incontrare la tangente alla circonferenza unitaria nel punto di ascissa 1, 0. Ok? Questo è un modo utile per visualizzare le tre funzioni goniometriche fondamentali. E questo posso farlo per angoli qualsiasi. Ok? Un'altra cosa importante ci viene dalla possibilità di interpretare in termini goniometrici anche il coefficiente angolare delle rette. Coefficiente angolare perché è legato all'angolo. E qui vediamo, abbiamo visto che il coefficiente non è esattamente l'angolo, ma è la tangente goniometrica dell'angolo. Quello dà il coefficiente angolare per una qualsiasi retta. Ok? Bene.